paper è la seguente: in presenza di incertezza, nel nostro caso specifico stiamo parlando di incertezza rispetto ai costi del cambiamento climatico, che possono essere da moderati, alti o molto alti, il danno contro il quale le persone vogliono essere protette, che corrisponde un po' anche ad un'indicazione delle risorse che un policy maker dovrebbe destinare alla protezione, non sono quelle che fronteggiano il danno medio, ma un danno più elevato della media. Questo perché le persone sono avverse al rischio, alle persone non piace l'incertezza. Questa differenza tra il danno medio e il danno realmente percepito, in qualche modo, si chiama premio per il rischio. Nel nostro paper noi proponiamo una metodologia per calcolare il premio per il rischio nel caso di cambiamento climatico, dimostriamo che è molto alto, in pratica raddoppia quello che è il danno medio, e alla luce di queste conclusioni cerchiamo di riconsiderare le decisioni di mitigare e di adattarsi al cambiamento climatico.